Ciao ragazzi, oggi vorrei commentare con voi l'Europeo 2024 dell'Italia. Sì, è vero, è stata una disfatta e sicuramente le colpe sono da dare a partire dalla scuola calcio fino ad arrivare alla nazionale. Però io credo che puntare il dito è facilissimo. Io vi propongo qualcosa da cui ripartire per cambiare qualcosa. Io sono più propositivo che colpevolista perché secondo me dare le colpe è facilissimo, ma bisogna avere il coraggio di proporre qualcosa per porre rimedio ad una situazione che davvero dal Mondiale 2006, tranne un europeo vinto un po' casualmente anche con bravura, però è andata sempre più a picco, con mancate qualificazioni dei mondiali, per arrivare a questa dove non siamo passati ai gironi all'europeo. Io la prima cosa che mi viene da dire è che dobbiamo essere noi allenatori i primi a porre rimedio a una situazione, perché io ho sentito parlare Spalletti di carenza di condizione fisica, gli spagnoli stavano meglio. Sì, è vero, ha ragione, però secondo me più che una condizione fisica è intensità e ritmo. Loro sull'intensità e ritmo sono nettamente superiori all'Italia, ma proprio senza il minimo paragone e senza la minima possibilità di andare a rendere equilibrata una partita. Però io vi voglio dare qualche consiglio, oppure vi porto la mia idea su come porre rimedio a questa situazione. Innanzitutto, prima cosa importante. Noi nel 70% delle scuole calcio, se abbiamo 12 bambini, ci troviamo di fronte e vogliamo lavorare sulla finta, ci troviamo di fronte a questa situazione. Sei da una parte, sei dall'altra, pallone, pallone, cinesino, oppure se lavoriamo sul passaggio, un pallone, i bambini si passano la palla. La prima cosa su cui dobbiamo andare a lavorare è fare questo, lo dobbiamo fare su di noi. Due strutture, sei bambini da una parte, sei dall'altra, lavoriamo in file da tre. Se loro vanno a specchio, faranno sicuramente una volta ogni tre. Quindi la ripetitività del gesto è notevolmente aumentata, a differenza che se lavorassero in una fila da sei. Quindi è normale che se io ho queste file qui, loro si allenano la metà di quest'altro gruppo. È normale, è fisiologico. Loro fanno una volta ogni sei, loro una volta ogni tre. Quindi sicuramente loro faranno una seduta, loro ne faranno due, quindi il doppio. Ripartiamo da queste cose. Non facciamo file maggiori di 3-4 bambini. Certo, senza farli andare in sovraritmo, facendo le file da uno li facciamo andare a 100 all'ora, tranne che se non sono individual. Io sulle individual spesso faccio andare i bambini a ripetere il gesto in singolo, quindi fanno la gestualità 30-40 volte ogni 2-3 minuti. Poi ovviamente gli metto dei feedback che vanno a intermezzare le pause e gli vanno a dare un tempo di recupero. Questa è la prima cosa. La seconda. Dobbiamo abolire negli esordienti la voglia di giocare 11 contro 11. È fisiologico che se io ho una partita in un campo di calcio 11 contro 11, chi lavora 7 contro 7 tocca sicuramente più palloni che in questa situazione qua.
In un 11 contro 11 ci saranno 5 giocatori che toccheranno la palla sempre. Un'altra gran parte che la toccherà in un numero discreto di volte. Sicuramente alcuni la toccheranno pochissimo, perché nell'11 contro 11 chi sta un po' più indietro fisicamente sicuramente toccherà pochissimi palloni, e chi sta più avanti fisicamente sicuramente ne toccherà di più, perché la struttura fisica in un campo 11 contro 11 grande sicuramente dominante di più rispetto a un giocatore che è più tecnico. Ma chi ha più prospettiva di diventare un calciatore professionista? Uno che è grosso e che non è forte tecnicamente, ma qui va avanti di fisico, qui va avanti di prepotenza, qui va avanti per stazza fisica, oppure un bambino che noi reputiamo tecnicamente forte, sicuramente indietro come sviluppo, ma che ha più prospettiva di diventare un calciatore. Quindi aboliamo questo per favorire questo. Anche nei giovanissimi cerchiamo di lavorare con gruppi più piccoli, di fare i possessi palla, non 11 contro 11 o addirittura 11 contro 0, ma andiamo a preferire il 7 contro 7. Se io ho 11 giocatori, ho 22 persone e devo fare 11 giocatori, posso sicuramente fare un 5 contro 5, un 6 contro 6. Facilissimo, io l'ho diviso, l'ho scomposto. Oppure, ancora meglio, se vedo che ho giocatori che stanno un pochino più indietro, 5 contro 5 più jolly, 5 contro 5 più jolly, è uguale, fa 11 contro 11, 10, 20, 22. I giocatori sono gli stessi. Se avete i portieri, mettete i portieri come jolly, toccano palloni, danno superiorità numerica. Da queste cose dobbiamo ripartire per tornare ad avere un livello decente. Decente di prima squadra di nazionale. Sicuramente non saranno qui, solo qui i problemi, perché di problemi ce ne sono tanti, però noi ripartiamo dal proporre qualcosa, ripartiamo da noi stessi, ripartiamo dalla nostra voglia di dare qualcosa al calcio di oggi. Poi altra cosa, se io lavoro sulle finte, io vedo tante stazioni fatte in questo modo qua, finta qua in mezzo, palla, palla, il bambino fa 10 metri di corsa o più, 10 metri di corsa o più, e poi fa la gestualità tecnica. Ma se io lavoro sulla gestualità della finta e non sulla guida della palla, ma perché non avviciniamo i bambini che in questa situazione qui fanno il doppio delle gestualità? Qui lavoriamo una guida della palla e gestualità, guida della palla e gestualità. Qui ne fanno 100 al minuto. Se facciamo una guida della palla di 20 metri, i bambini prima cosa si stancano, perché fare una guida di 20 metri con dei bambini piccolini è molto a livello di carico condizionale, diventa importante. Quindi ne fanno 10, si stancano giustamente. Se noi glielo mettiamo più piccolino, gli diamo la possibilità di recuperare nei feedback larghi che gli diamo, quindi li diamo a tutti, gli diamo la possibilità di lavorare, di fare 50 volte ogni 3 minuti, 3-4 minuti la gestualità, li facciamo migliorare, li facciamo divertire, loro vengono contenti al campo, li alleniamo, noi siamo contenti perché comunque l'esercitazione va ad un altissimo ritmo. Questo è importante. Altra cosa, nelle scuole calcio bisogna avere una metodologia. Ogni allenatore personalizzerà, perché non è che noi diciamo agli allenatori quello che devono fare, ma una metodologia. Per esempio, quella che vi ho proposto io, 5-6 fasi dove c'è un'attivazione, un coordinativo, un tecnico, un situazionale, uno small step game, una partitina, secondo me può essere l'ideale, perché comunque abbraccia tutto. Io vedo nelle scuole calcio dove si inizia alle 16:30, i bambini alle 17:30 ancora stanno facendo il tecnico. Io dico, l'obiettivo di un allenatore è imparare un gesto tecnico e cercare di far capire al bambino quando farlo poi in partita, per averlo a disposizione nei feedback e nello schema motorio che hanno, per poi riproporlo in una situazione di gara per essere efficace e superare un avversario, fare un passaggio, fare un tiro in porta per fare un gol.
Ma se io faccio un'ora di tecnico e poi faccio la partitina, ma cosa ho trasformato? Io capisco che noi siamo testardi e finché un'esercitazione non ci riesce, facciamo fare sempre la stessa esercitazione. Se metti che facciamo un rombo, finché i bambini non fanno bene il rombo e non sbagliano mai, non smettiamo a fare il rombo. Sbagliato. Sbagliato perché se noi aspettiamo che non sbagliano mai, è impossibile perché in un allenamento non possiamo non far sbagliare mai dei bambini. Quindi facciamo il rombo, ok, poi mettiamoli in un possesso palla. Li facciamo un 4 contro 4 e hanno il rombo riproposto in questa situazione qua. Ma facile, facile. Invece noi no, finché sbaglio vi faccio fare il rombo finché non finisce l'allenamento. Ok, ma cosa mi ha insegnato? Niente. Mi ha insegnato che non hai le capacità di o cambiare esercitazione, perché io vedo anche che tanti allenatori, finché l'esercitazione non riesce, fanno l'esercizio. Ma io dico, se un'esercitazione, qualsiasi cosa, non riesce, ma cambia esercitazione, fanne un'altra, fanne una più semplice, scomponila l'esercitazione per poi riproporla fra uno o due allenamenti completa. Dai ai bambini modo di apprendere. Il processo d'apprendimento non è uguale per tutti. Ci sono dei bambini che stanno un po' più indietro, degli altri che stanno un pochino più avanti, soprattutto nelle nostre società dove abbiamo gruppi disomogenei. Invece insistiamo sempre, 3 ore sempre lo stesso esercizio, ma dopo 5 minuti l'attenzione dei bambini è finita. Se non gli metti una gara o non gli metti qualcosa, non gli cambi l'esercizio, è finita dopo un quarto d'ora, 20 minuti l'attenzione dei bambini. Invece no, noi andiamo a fare sempre la stessa esercitazione perché finché non ci riesce i bambini non hanno imparato. Non è vero. L'apprendimento è un processo che parte da A a B. Noi dobbiamo portare i bambini ad apprendere da A a B e non subito voler farli arrivare a B, perché non è corretto. Altrimenti non sbagliano mai i bambini e se non sbagliano mai non gli stiamo insegnando niente. E quella è la cosa importante.